Buonasera, siamo nell'ambito della nostra rubrica dedicata agli incontri di Casse Galeno con gli specialisti. Incontriamo stasera il dottor Carletti. Dottore, buonasera, grazie di Buonasera a essere con voi, noi, un grazie a piacere. voi per avermi accolto nei vostri studi. È un piacere. E parliamo di medicina d'urgenza. Il dottor Carletti ha fatto molte missioni all'estero, Africa, Afghanistan, quindi la vera medicina sul campo, le vere emergenze. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire medicina d'urgenza e medicina d'emergenza quando in realtà non c'è tutta quella tecnologia a cui siamo abituati in Italia. Certo, la chirurgia d'urgenza offre molti, molti vantaggi. È una chirurgia nella quale bisogna avere una grande conoscenza delle patologie che ci arrivano all'improvviso, bisogna essere molto preparati, bisogna intervenire immediatamente. E la chirurgia d'urgenza si compone di una fase pre-urgenza, che è quella della accettazione del paziente, di una fase d'urgenza intraoperatoria e poi di un controllo del paziente nel postoperatorio. Quindi, come capisce, sono tre fasi molto importanti, molto impegnative e non è un lavoro singolo, ma è un lavoro che riguarda tutto il team della chirurgia, riguarda gli infermieri, riguarda i collaboratori del chirurgo, riguarda i chirurghi. Quindi, inoltre, il panorama va dal pronto soccorso, che è l'emergency room, al reparto, che poi è il punto finale dove il paziente arriva dopo l'intervento fatto in urgenza. Gli interventi vengono classificati in interventi di estrema urgenza, nel quale il paziente deve andare immediatamente in sala operatoria. Una volta accettato presso il dipartimento di emergenza, che è la emergency room, e una volta che è stato valutato dal chirurgo di guardia, dall'anestesista e dagli infermieri, viene condotto immediatamente in sala operatoria, che logisticamente è un reparto sterile, anche se operiamo in scenari di guerra, è un reparto sterile di alta sterilità ed è di solito collocata a pochi metri dal pronto soccorso, diciamo chirurgico. Accanto alla sala operatoria c'è la sala di terapia intensiva. Terapia intensiva che è direttamente collegata con le sale operatorie, quindi c'è uno scarto di pochi metri, addirittura una parete, per cui il paziente viene successivamente diciamo collocato nella terapia intensiva, che nei scenari con i quali, soprattutto con le organizzazioni non governative con le quali ho operato io, è di altissimo livello. Credo che sia molto importante anche imparare a gestire l'emergenza senza quella routine che in Italia è ormai consolidata, per esempio quella che può essere tutta la diagnostica, la stabilizzazione del paziente prima di portarlo in sala operatoria, cioè tutti quei passaggi che noi diamo un po' per scontati lì vengono a mancare. Quindi si ritorna forse a una medicina proprio dell'intervento diretto. Esattamente, Come esattamente. cambia la medicina in quei Per casi? poter affrontare la chirurgia d'urgenza con pochissime metodiche diagnostiche, e parlo avendo a disposizione soltanto l'esame emocromocitometrico, quindi soltanto l'esame del sangue, oppure soltanto la radiografia, la radiologia diciamo classica, la radiologia standard ed un ecografo, talvolta anche senza l'ecografo, bisogna avere una grossa preparazione per quanto riguarda una grossa esperienza. Infatti, teoricamente si definisce un chirurgo d'urgenza e si chiama chirurgo d'urgenza soltanto se ha un'esperienza superiore ai 10 anni. Quindi in realtà alle spalle del chirurgo c'è una grossa preparazione. Io personalmente ho fatto dei corsi, sono chirurgo accreditato presso la Royal College of Surgeons di Londra e ho eseguito un periodo di tirocinio in chirurgia toracica e poi ho fatto durante gli anni a scuola di specializzazione diversi internati. Ho lavorato anche presso il centro trapianti polmonari di Vienna con il professor Klepetko e quindi praticamente ho acquisito tutta una serie di competenze che sono praticamente importanti per il chirurgo d'urgenza. Evidentemente quello che è importante è la semeiotica, cioè la conoscenza, la semeiotica chirurgica, quindi bisogna essere molto preparati e bisogna avere anche un grado di umiltà, nel senso che bisogna ogni volta mettersi in
in discussione, perché se arriviamo a un punto in cui il chirurgo pretende di essere la prima donna, in quel momento commette un grave errore, che è quello di non mettersi in discussione. Quindi, però la centralità è quella del paziente, della persona, non è quella milza rotta, non è quell'intestino che è stato perforato, quell'addome acuto, ma è quella persona che c'è nel nostro corpo. Quindi è importante questo concetto. Alcune volte mi sono trovato ad operare, a fare delle scelte difficili, infrangendo anche i protocolli. Ricordo un caso di un bambino, di un pastore che venne con una grossa lacerazione da mina in Cambogia, quando lavoravo in Cambogia. Venne questo bambino dopo circa un viaggio di 4-5 ore, e non me la sentii di fare un intervento derivativo, ma feci un tempo ricostruttivo, quindi resecai due frammenti di intestino abbastanza grandi e feci la ricostruzione di tutto l'intestino in un solo tempo. E quindi è stato per me un grosso conflitto interiore, però a un certo punto mi sono messo nei panni di quel bambino, non potevo lasciare quel bambino, quel pastorello, con una colostomia che poi dove mettere la placca perché per la raccolta, insomma. Quindi è stata una scelta molto sofferta, anche una scelta che andava contro i protocolli, perché lì mi sono assunto le mie responsabilità. Sì, lì non c'è il tempo di valutare, di attendere magari i risultati di altri esami, di prendere in considerazione varie alternative. Esattamente. Poi ecco, bisogna essere molto, molto meticolosi, non bisogna trascurare il minimo, nessun dettaglio, anche il minimo dettaglio non va assolutamente trascurato. E questo forte anche della tecnica microchirurgica che utilizzo, per cui durante l'intervento opero con o col microscopio ingranditore oppure con gli occhialetti, per cui è una particolare tecnica, per cui bisogna avere la mano ferma, bisogna essere molto decisi, bisogna conoscere il materiale, e quindi c'è tutta una preparazione a monte, ma questo coinvolge anche il mio team, per cui prima che si verifichi un evento, tutto il team viene preparato per le varie emergenze che possono per i vari imprevisti che si possono verificare, quindi è veramente un lavoro molto meticoloso, molto preciso, che viene fatto da personale locale. Ad esempio io quando sono stato 5 mesi in Afghanistan, avevo l'onore di poter lavorare con infermieri e strumentisti locali afghani, ai quali poi presumo di aver lasciato una piccola conoscenza, poi tante piccole conoscenze fanno una conoscenza grande. Quindi questo me ne accorgevo, perché comunque quando lavoravo col mio team, poi ne ho avuti più di uno, quando lavoravo con quel team alcune volte mi venivano dei suggerimenti che erano stati lasciati dal collega chirurgo precedente, quindi ne facevo un grosso tesoro, e questo mi ha stimolato ad andare avanti, per cui ero più contento quando riuscivo a donare qualcosa a questi ragazzi, piuttosto che non quando in maniera egoistica pretendevo di aver fatto bene un intervento. Questo mi ha lasciato una grossa forza morale e nell'anima, insomma. A livello clinico sicuramente è un'esperienza straordinaria, a livello umano anche le storie, le persone che si incontrano, ha qualche ricordo, qualche racconto da regalarci? Sì, ricordo delle esperienze bellissime. Un giorno mi arrivava un paziente che era stato già operato in un precedente, in una clinica a Kabul, e mi arrivò completamente in sepsi, insomma, dovetti rioperare il paziente in urgenza, quindi un intervento che fu molto, molto impegnativo da parte mia e di tutto il team. E il paziente dopo 10 giorni stava per andare a casa,
e non aveva nulla e mi regalò una mela. Prese la mela dal suo comodino perché noi di solito facciamo sempre due giri visita, uno la mattina prima di andare in sala operatoria e uno il pomeriggio. E rimasi proprio colpito da questa cosa. Lui, non parlando l'inglese ma l'afghano, mi prese questa mela e me la regalò. Quindi, ma poi ci sono molti, molti ricordi che fanno parte dei miei ricordi, sono incisi nella mia anima e quindi, ad esempio, ricordo benissimo durante i cesari facevo d'urgenza, facevo sempre delle foto a questi piccoli bambini che nascevano perché proprio poi diventavano un po' i miei figli adottivi oppure. E È quindi ho giusto. questi bellissimi ricordi, sì. Anche il team col quale lavoravo in Afghanistan oppure in Sud Sudan, alla fine, diciamo, ricordo una scena molto bella. Io non so giocare a scacchi. Gli afghani sono bravissimi a giocare a scacchi. E mi ricordo che c'erano, dovevo sfidare, cioè alla fine per andare via, insomma, mi avevano detto di fare questa partita. Io giocavo con uno dei più bravi afghani. Allora c'erano dietro le mie spalle 5-6 strumentisti che mi suggerivano le mosse che io dovevo fare. Alla fine, siccome perdevo sempre tutte le partite, quei 4-5 mesi, mi fecero vincere l'ultima partita. Quindi questo fu proprio Un omaggio un finale, segno di sì. riconoscimento che porterò sempre come ricordo, insomma. Bello. E credo che in questo caso si possa parlare anche di un'esperienza di riflesso, nel senso, lei è stato lì, ha vissuto le realtà, Sì. ma oggi molte di quelle realtà con le migrazioni le viviamo in Italia, quindi ci vuole anche una preparazione particolare per accogliere le persone che arrivano. Quali sono le difficoltà per interagire con delle culture diverse, con delle sensibilità diverse? Bisogna innanzitutto rispettare la religione e il paese nel quale si va. E se uno va in Africa deve rispettare il capo tribù, deve chiedere il permesso diciamo, se si va in un villaggio deve chiedere il permesso di accesso al capo villaggio. Quindi la stessa cosa alle persone che vengono qui in Italia, dobbiamo praticamente rispettare la loro religione. Le faccio un esempio tipico. La ragazza che è stata purtroppo sottoposta a mutilazioni genitali, pochi giorni fa ricorreva diciamo, la giornata del ricordo delle mutilazioni genitali. E non, la ragazza va praticamente aiutata con un team di psicologi, con possibilmente con una visita ginecologica, se necessita di una visita ginecologica da parte di un ginecologo donna, e va supportata per quanto riguarda la privacy, quindi una stanza appartata, un corredo di almeno due o tre persone, figure femminili. E questi sono messaggi molto importanti che vanno praticamente segnalati perché queste persone purtroppo fanno viaggi di 2 o 3 mesi, si trovano ad essere purtroppo durante il viaggio anche, tra virgolette, si trovano in situazioni critiche particolari per cui bisogna aiutarli in questo modo. Quando arrivano qui in Italia io so che c'è un ottimo servizio della Croce Rossa, diciamo, anche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge un ottimo servizio e che hanno capito esattamente dove agire, per cui ringrazio anche queste persone e ringrazio anche voi che mi avete dato la possibilità di esprimere questo parere di profondo riconoscimento. So che comunque ci sono delle ottime ginecologhe, degli ottimi servizi approntati Dedicati, sì. dedicati a queste persone sensibili. E sono persone fragili che dobbiamo rispettare, non perché hanno la pelle diversa dalla nostra, ma proprio perché sono esseri viventi e quindi vanno Anche rispettati perché hanno vissuto in un contesto in tutto. particolarmente Molto, difficile, molto quindi sono difficile. molto fragili anche Calcoli psicologicamente. che nel 2016 ci sono stati circa 180.000 passaggi dalla Libia attraverso il mare, quindi ci sono stati circa 5.000 morti in mare, quindi non è una situazione
leggera, è veramente, quindi immaginiamo queste persone che hanno subito ingiustizie, fame, hanno sofferto la sete, violenze personali, fisiche, quindi il contesto è veramente un contesto di sensibilità, l'operatore che si approccia alla deve avere il massimo rispetto, quindi la prima cosa direi rispetto della persona, secondo rispetto della religione o del pensiero e terzo non entrare in conflitti, se noi abbiamo un conflitto personale non devo riversare il mio conflitto né ritenendo inferiore la persona con la quale mi confronto né in maniera aggressiva, quindi ecco deve essere proprio anche un discorso diciamo di crescita interiore per poi potermi raffrontare con queste realtà che ripeto sono molto molto delicate. Vivendo delle realtà nel luogo ci si rende conto che probabilmente ci sono delle patologie, delle problematiche che in Italia sono quasi scomparse. Oggi però chiaramente con i flussi migratori ci troviamo a doverle gestire. Molto spesso si può essere impreparati. Quali sono le problematiche, le patologie che più vi trovate a fronteggiare oggi in Italia? Io personalmente, avendo vissuto anche delle realtà in Africa, che è un continente che amo moltissimo, ho potuto riscontrare patologie infettive molto importanti dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente e purtroppo ecco, soprattutto infettivo, quali ad esempio la meningite, abbiamo degli episodi molto importanti di tubercolosi ancora attiva, che abbiamo ad esempio anche le classiche dermatiti, ma quello che prevale è appunto anche lo stato delle malattie dell'apparato gastroenterico. Sono patologie che alcune volte prostrano talmente in maniera preponderante il paziente che giunge in stati di profonda disidratazione, ad esempio il colera. Le parassitosi intestinali sono dovute ad esempio a dei parassiti che si localizzano nell'intestino, parlo dei classici elminti, che sono dei vermi che si formano nell'intestino e possono causare gli ascessi a livello epatico, a livello intestinale, a livello cerebrale e a livello polmonare. Quindi noi abbiamo questi pazienti che giungono in Italia, ad esempio, con febbre alta, disidratazione, diarrea, e abbiamo soltanto un aspetto esteriore. L'aspetto che poi riguarda il danno d'organo è un aspetto molto più profondo. Quindi sono pazienti che hanno, ad esempio, sono portatori di ascessi polmonari e noi non ce ne accorgiamo. Quindi sono patologie che poi evolvono nel giro di 3, 4, 5, 6 mesi, addirittura anni, per cui sono veramente importanti. Le patologie infettive invece a livello polmonare sono tubercolosi, ma abbiamo anche, trascurando l'ebola, che ovviamente il paziente purtroppo viene a mancare nei loro, anche se sono delle piccole sacche e quasi completamente debellate, ma abbiamo casi più importanti, ad esempio la sifilide, malattia trasmessa geneticamente, sono casi molto importanti, molto frequenti. Abbiamo quindi tubercolosi, sifilide, malattia carica dell'apparato gastrointestinale, le epatiti C, l'epatite B, le encefaliti e i casi anche di AIDS, l'HIV è molto, molto frequente nei paesi, diciamo, possono essere veicolate in Europa. Quindi c'è un sistema molto rigido di controlli che viene fatto, per cui è bene dire che l'Italia ha posto comunque nei centri di prima accoglienza, si fa un grosso programma di prevenzione, questo è dovuto proprio al Ministero della Sanità, Croce Rossa e altre organizzazioni, Medici Senza Frontiere e Emergency, c'è Save the Children, anche società molto, diciamo, organizzazioni non governative molto molto quotate e molto preparate, quindi questo ecco. Poi ci sono patologie che purtroppo in ambito femminile le donne si portano appresso, sono dovute alle mutazioni dei genitali, la presenza di fistole vescico-vaginali, vescico-vaginali rettali e quindi sono vescico-utero-vaginali, vescico-utero-retto-vaginali molto complesse.
Quindi è anche importante imparare a gestire queste nuove emergenze che sì. sono in aumento ed è giusto poterle approcciare nella maniera più corretta sia da un punto di vista clinico che psicologico. Sì, quindi, sì. E questo in questo senso forse l'esperienza ecco, di chi come lei ha vissuto sul territorio le problematiche sì, sì. può essere un modello poi da riproporre certo. In Italia nel momento in cui sì, si trova davanti una persona che viene da quei paesi. Sì, abbiamo in Italia dei centri d'eccellenza, quindi ad esempio, come viene insegnato, è inutile trasferire una paziente con problematiche ginecologiche complesse in una struttura di non eccellenza. Quindi ecco, bisognerebbe, tra virgolette, cosa che si fa, convogliare, quindi riconoscere la patologia, convogliare questi pazienti con problematiche molto importanti nei centri di eccellenza. Quindi è inutile trasferire un paziente che ha problematiche complesse in un piccolo centro, perché comunque questo centro si dovrebbe sobbarcare di talmente problematiche talmente grosse che non garantirebbe alla paziente le adeguate cure. Bene, dottore, la ringraziamo davvero moltissimo Grazie. Per averci regalato la sua esperienza, ci ha fatto capire e comprendere come la medicina in un momento di difficoltà possa comunque ancora recuperare il suo ruolo primario di salvare delle vite anche quando non si ha a disposizione magari lo strumento di ultima generazione, ma con il cuore e con la passione. Quindi grazie davvero. Grazie, grazie, buona serata. Grazie, buona serata.